ragazze, ciao ragazzi. Allora, è un bel po' che non ci vediamo, ma un pochino impegnatina come sempre. Allora, video prodotti, iniziamo subito da quelli finiti. Ho finito questo integratore alimentare per il benessere di unghie e capelli della Chiotis Farilla. L'avevo già usato l'anno scorso, se non erro nel periodo autunnale, e come l'anno scorso mi sono trovata divinamente, ho visto i capelli ovviamente molto rinforzati e anche le unghie, quindi mi piace. Se l'anno prossimo probabilmente rifarò un'altra cura. Poi forse sono, ecco qua, era un pochino troppo bassa quella sedia. Poi ho finito, questa non ve l'ho mai fatta vedere, comunque una crema mani bio dell'Omnia. Crema mani arboristica all'olio di argan, olio biologico estratto a freddo, zero siliconi, zero parabeni, zero olio minerali e 0% coloranti sintetici. Da 75 ml, non testato sugli animali, testato contro il nickel, il cobalto e il cromo. Allora, una crema mani delicata, dal profumo delicato, ovviamente come il mio solito l'ho squartata. Questa la comprò Mami, poi io ero rimasta senza, lei ne aveva comprato un'altra scatolina e quindi questa me la sono fregata, in poche parole. Comunque ha un odore delicato, mi piace un sacco, molto nutriente, è una crema che idrata senza, ovviamente, non avendo né parabeni né schifezze varie, senza creare quel film sulla mano che dice, ah, è bella idratata, e invece sotto si sta seccando. Mi piace molto e... no, mi è piaciuta molto, sì. Sì, buonissima. Poi ho finito questo smalto, non ha più l'etichettina perché si è cancellata, era della Crystal, non ricordo neanche più il numero, comunque era il latte, bianco latte. Questi smalti della Crystal mi piacciono un sacco, sono made in Italy, ne ho tantissimi, anzi prima ne avevo di più, piano piano li sto finendo. Non li acquisto più perché entro più raramente nel negozietto dove li trovo a 75 centesimi. Non so se sono aumentati, però se non sono 75 centesimi sono 1 euro per 15 ml. Mi trovo da Dio, dopo tanti anni sono ancora perfetti, si asciugano rapidamente, un colore pieno, intenso, belli, sono troppo carini. Poi ho finito della Kiko il mascara top coat, quello con le fibre, quello che ha la pallina a posto dello scovolino, cioè ha lo scovolino a pallina. Io questo tipo di top coat l'ho utilizzato sia come volumizzante che come allungante, perché se partivo con lo scovolino all'attaccatura delle ciglia e lo mettevo al di sopra del mascara, le fibre mi davano volume all'attaccatura delle ciglia. Se invece lo andavo ad appoggiare sulla punta delle ciglia, mi dava lunghezza. L'ho usato per un bel po', l'ho finito, è completamente prosciugato, solo che a un certo punto si iniziava a seccare, quindi l'ho immerso in un'acqua bollente, si è sciolto un po' il prodotto e ho continuato ad utilizzarlo, soltanto che le fibre, qualche fibra ovviamente cadeva perché il prodotto non era più come in origine, quindi lo sigillavo con un mascara, cioè facevo una passata di mascara normale, poi passavo questo, prima per volumizzare, bloccavo con un mascara normale, poi per allungare e ribloccavo con un mascara normale. Avevo lo stesso effetto dell'inizio, mi è piaciuto un sacco. Poi ho finito questo lucida labbra del colori dell'Elan, si è cancellata anche qua l'etichettina, però il nome c'è ancora, il numero c'è ancora, 81L36 diamante, era un semplice lucida labbra naturale trasparente, cosa bellissima aveva, probabilmente lo laverò, no, si è seccato, non lo posso più lavare, comunque il pennellino, quindi io lo potevo applicare anche su a diversi colori, anche se si è un po' colorato, però poi lo riuscivo a pulire con un fazzolettino senza macchiare il contenuto, senza macchiare il lucida labbra, ed è rimasto trasparente fino alla fine, un miracolo, di solito non ci riesco mai, però stavolta sono stata bella concentrata. Poi acquisti, allora, nonna mi ha dato un bellissimo braccialettino dell'Eternity Love,
Oddio, ecco qua. Carinissimo, mi piace un sacchissimo. C'ha le perlette bianche intervallate da piccole sferette argentate. Poi ha questa parte con una catenina, con un nastrino, si sta staccando il nastrino, stringiamolo, ok, con un nastrino blu, e sotto ha delle altre perlette, cioè una argentata, una blu, una bianca come il braccialetto, poi ha un'ancora molto estimo, un'altra argentata, una bianca e blu, e un'altra completamente blu. È carinissimo, mi piace un sacco. Aspettate, voglio far vedere al polso, perché è proprio carina, assai. Carinissimo. Bella nonna. Poi, preso una crema idratante, mentre mamma mi ha preso una crema idratante della Garnier, crema idratante multiattiva, idrata, protegge e nutre, all'estratto di miele e vitamina E. Questa è ancora chiusa perché l'altra sta là per finire. Poi sempre nonna mi ha preso il lip gloss trasparente e irisato. No, mi sa che questo ho sbagliato. Dov'è quello in italiano? Sto leggendo quello spagnolo. È trasparente con le pagliettine dentro. Lo faccio vedere. Anzi, no, non lo voglio aprire perché no, ne iniziamo già un altro trasparente, altrimenti mi si secca. Quindi lo terrò conservato finché l'altro non mi finisce. Comunque, non l'avevo mai provato e sono curiosa. Aspetta, se c'è il nome ve lo dico pure. Si chiama Etoile Magique. Il numero non lo riesco a leggere perché c'è qualcosa sopra che me lo impedisce. Vabbè, comunque è un trasparente pieno di glitter. Poi sono passata alla Coin e ho comprato... Allora, ho comprato... Oddio... prima di tutto questo. Allora vi dico che cos'è. È il gel cuticole per le mani, è il gel per ammorbidire le cuticole ovviamente intorno all'unghia. Non l'ho comprato tanto per la parte, cioè per le unghie delle mani, quanto sono abbastanza morbide le cuticole perché le idrato molto, e poi non sono mai state dure, e poi le spingo leggermente con un cotton fioc, non le ho mai tagliate. Invece a quello dei piedi, facendo pedicure diverse volte all'anno, e non tutte le estetiste sono così brave da spingere soltanto senza evitare di tagliare, sono diventate dure e molto lunghe, quindi ora spero di riuscire ad ammorbirle a tal punto che, perché dopo il pedicure, tipo dopo 15-20 di giorni, ho, non voglio dire mezza unghia coperta da cuticole, ma quasi, quindi quando vado a mettere lo smalto coloro la cuticola. Non è molto carina come cosa. E l'ho pagato, monumento, se trovo il numero. Oddio, la Queen sbaglia sempre, sgarra sempre i codici. Non so se è 2,49 o 2,29. Minzo. Vabbè. Poi ho preso, il che mi mancava, il top coat della linea Nail Art, Ceiling Top Coat. Questo qua. E non so se l'ho pagato 2,49 o 2,29. E poi ho comprato il rimuovi lunette, quella di plastica della Essence. Non lo volevo comprare perché speravo che questo diavolo, che dopo ne parliamo, funzionassero. Invece mi sono trovata tutto quanto male, le voglio togliere, e quindi ieri sera sono corsa a comprarlo. E questo l'ho pagato, mi ricordo, 3,99 euro. Ok, ora passiamo alle recensioni, mi sono anche graffiata. Si può mettere qua. Allora, prima di tutto devo recensirvi questo smalto nutriente per unghie 3 in 1 alla ceramica dell'Aleppo. Allora, questo smalto trasparente è una base protettiva per smalto, quindi evita che l'unghia si macchi con uno smalto colorato sopra. E come base è straordinaria.
anche con colori forti, tipo il blu, tipo il rosso, non ho trovato, da quando l'ho usato, non ho mai trovato la mia unghia che si fosse ingiallita, è bellissimo. Poi come... dove sta? È anche un nutriente e indurente per unghie. Effettivamente, o anche perché ho fatto la cura con... come si chiama, con l'integratore alimentare, o anche perché questo è buono, ho le unghie molto forti in questo periodo e quindi ok. Terzo, come smalto, come top coat, al di poco entusiasmante, non lo uso come tale perché ho pagato un pochettino per questo, quindi preferisco usarlo come base, esclusivamente come base, però l'ho provato come top coat ed è bellissimo. Mi si sta scaricando la videocamera, ci vediamo fra un attimo. Scusate l'interruzione e il cambio di abito, sorry, ma si era scaricata la videocamera e quindi l'ho dovuta mettere sotto carica. Allora, ritorniamo a parlare dello smalto 3 in 1. Mi sa che sono un po' storta. Comunque, dello smalto 3 in 1 della Repo. Come terzo valore, diciamo, si può utilizzare anche come top coat, stavo dicendo. E come top coat mi è capitato di provarlo e su uno smalto che di solito mi dura 3-4 giorni sono arrivata a tenerlo su 7 giorni perfetto, né una sbeccatura, né si era consumato, si era tolto il colore sulle punte, niente, perfetto, come steso per il primo giorno, lucidissimo, bellissimo, quindi anche come top coat è perfetto. Poi... allora, crema mani, riso venere nutriente lenitiva con estratti di riso venere bio della Bottega Verde. Avevo un paio di confezioncine. Allora, questa crema, dall'odore delicato ma molto dolce, è anche molto intenso, è una crema molto pastosa, oserei dire. Veramente a volte c'è difficoltà a farla assorbire, specialmente se la mano non è molto disidratata. Ora con sto caldo, sinceramente, io non ho ancora acceso l'aria condizionata, quindi ho ancora tutto in equilibrio, diciamo. Sono abbastanza... non ho la pelle secca in questo periodo. E quindi un tipo di crema come questa ha bisogno di un attimo in più per potersi assorbire. Però è bellissima, e al contempo molto soffice, quindi è piacevole massaggiarla sulle mani, anche il contorno alle cuticole aiuta molto a nutrirle, mi è piaciuta. Passiamo alla nota dolente di questo video. Oh, mi trovo oggi, che nervi. Allora, sono le lunette della Essence, quelle cosine di plastica che si appoggiano sull'unghia. Allora, iniziamo prima a mostrare di cosa sto parlando. Si presentano, anche se ora ne mancano alcune perché le ho utilizzate, si presentano in questa scatolina che si apre, me ne sono persa un pezzo, sono fatte, ora vi faccio vedere in che modo. Si presentano in questo modo. Dai, metti a fuoco. Ok. È un pezzetto di plastica molto morbido con questa linguetta che poi va staccata. L'utilizzo è molto semplice, non è stato complicato. Occorre ovviamente appoggiare la colla che si compra, assomiglia a un pennellino molto semplice da usare perché è il pennellino tipo smalto, quindi si preleva un po' di colore e si spennella al di sopra. Come puzza, fatto così. Quindi l'ho spennellato al di sotto della lunetta
e poi l'ho appoggiata sull'unghia. Ha bisogno di rimanere un attimo, ma leggere, in modo molto veloce si prende la colla, e bisogna fare bene pressione agli angoli, bene agli angoli. Io, per aiutarmi a non incollarmi tutte le dita, ho utilizzato uno strumento del genere, fatto così, e ho spinto bene le lunette agli angoli per evitare che mi incollassi tutte le mani. Effettivamente ha funzionato. Allora, io queste lunette le ho messe su venerdì verso ora di pranzo, e sinceramente, se probabilmente facevo il video sulla recensione di questo prodotto anche sabato pomeriggio a mezzanotte, sabato notte a mezzanotte, le avrei elogiate, perché io cercavo un qualcosa che non mi facesse ritrovare le unghie tutte rovinate durante le mie gite culturali, che durano una settimana, quindi arrivo sempre con le unghie uccise a casa, non riesco mai a tenere su l'unghia perfetta per tutta la vacanza. Io ho iniziato ad avere problemi già sabato notte, sono tornata a casa dalla mia uscita serale e già un'unghia si stava staccando. Ho pensato che probabilmente fosse che avevo messo poca colla. Allora ho preso la colla e l'ho aggiunta, ho alzato poco poco e ho aggiunto la colla. Domenica ero andando da problemi, lunedì se ne stava staccando un'altra, là mi iniziava a puzzare. Poi martedì se n'è completamente saltata una, ora vi faccio vedere dove sta questa, che io ho continuato a massacrare, e ora qua c'è la mia unghia vera e di qua c'è rimasto un pezzettino di unghia finta. Qua potete vedere, immagino bene, ecco qua, non so se si nota, qui dove non c'è lo smalto e la mia unghia, dall'altro lato c'è la lunetta, si nota dietro? Credo di sì. Quindi dicevo, se facevo la recensione domenica notte, sabato notte, era super positiva, perché le unghie le sentivo protette, quindi immaginavo che avrebbero resistito bene allo stress del viaggio, eccetera. L'unica cosa che non mi piaceva era la forma della lunetta. Per i miei gusti personali era troppo tonda, però pensavo, limandola la riesco a squadrare come mi piace, e quindi anche questo problema sarebbe andato via. Poi, visto che iniziavano a saltare, ho detto no, non ci siamo proprio. Per questo ieri poi sono andata ad acquistare il solvente, che tra parentesi ho usato nel frattempo che la videocamera si ricaricasse, per togliere l'unghia la lunetta sul mignolo. Ragazze, non è un solvente, sembra un acido. La lunetta non si è separata, è esattamente sciolta. A me fa paura. Io ora mi toglierò le lunette, non lo utilizzerò. Ho sentito su internet che si potrebbe utilizzare anche semplicemente per togliere lo smalto, ma mi terrorizzo, mi mangia le unghie. Comunque ho pensato che probabilmente non ha funzionato perché io non ho comprato tutto il set, perché il set comprende un base coat e un top coat, quindi probabilmente è per questo che non ha funzionato. Ci stavo riflettendo ieri sera e anche stamattina, sinceramente, un pochino a freddo, non durante il nervosismo delle unghie che si staccavano, quindi probabilmente proverò a comprare il base coat e il top coat insieme a un'altra, perché non la posso più usare, sono 18 soltanto all'interno, quindi rimangono 8 dopo l'applicazione di una volta. Comunque comprerò probabilmente il base coat e il top coat per vedere se insieme tutto il set completo veramente fanno durare queste tip sull'unghia per 10 giorni. Alzo le mani, non lo so. Comunque, ci sentiamo prossimamente, vi mando un bacione e in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi.